Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con il ciclo Ricostruzione di Fortune Italia e buongiorno al dottor Pier Giorgio Zuffi. Pier Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Giorgio Zuffi è direttore commerciale, diciamo, di Innova Finance, che è una società che si occupa di finanza agevolata. Adesso io sintetizzo in maniera estrema quello che fa Innova Finance. Innova Finance sostanzialmente aiuta i clienti a realizzare i loro investimenti e lo fa soprattutto aiutandoli a ottenere i contributi messi a disposizione non solo dalla Commissione europea, ma anche dagli enti nazionali che erogano contributi. Allora, io partirei proprio da qui. Mi chiederei, dottor Zuffi, qual è stato l'impatto dell'emergenza coronavirus, sul settore in cui operate, sulla finanza agevolata? Innanzitutto io bisogna dire che è tuttora un dramma, prima di tutto sociale, che è anche economico di conseguenza. L'impatto è stato fortissimo, è stato devastante, abbiamo avuto 2 mesi praticamente di lockdown, 2 mesi dove la produzione industriale, abbiamo visto i dati della scorsa settimana, è calata del 48%, per cui abbiamo avuto un calo mai visto probabilmente nella storia industriale italiana. L'impatto quindi di questa situazione di così grossa gravità ha portato a un aumento di quelle che sono le risorse, che sono già piuttosto significative, di quelle risorse che le imprese possono poi sfruttare per cercare di uscire il più velocemente possibile dalla crisi economica che si è andata a creare con l'emergenza coronavirus, cercando di supportare nel miglior modo possibile quelli che sono gli investimenti un po' obbligatori, un po' dei nuovi investimenti per il rilancio delle imprese e del tessuto proprio imprenditoriale italiano. Ecco, allora le chiedo un po' più nello specifico come sono cambiate le esigenze delle aziende in questa fase e come pensa che cambieranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Le aziende italiane, per quello che è il nostro spaccato, sono in questo momento un po' disorientate, sono state un po' disorientate perché nessuno si aspettava evidentemente questa pandemia, nessuno si aspettava gli effetti di un lockdown, molte stanno già riorganizzandosi e le esigenze che hanno sono innanzitutto quelle di ripartire in sicurezza, per cui fare in modo che le loro produzioni vadano avanti, proseguano. E lo facciano nella massima sicurezza dei loro operatori e magari delle persone che li vengono a trovare. La seconda parte riguarda la commercializzazione dei loro prodotti e dei loro servizi. Oggi il mercato è un po' calato, fortunatamente è in ripresa, quindi le esigenze sono esigenze legate proprio al cercare di ottenere quante più risorse possibile per aiutare la vendita dei propri prodotti, dei propri servizi, aumentare la competitività e cercare di lavorare in un mercato che è più ampio possibile, oltre a quello interno, anche quello internazionale. A quale tipo di azienda si rivolge la finanza agevolata, quindi chi è il vostro interlocutore naturale, e soprattutto che ruolo ha la consulenza in questo settore? Allora, la finanza agevolata non è per tutti, innanzitutto, o meglio, diciamo che con il coronavirus è diventata un po' più alla portata di tutti quanti perché sono nate veramente tante agevolazioni per tutti, insomma. Però tendenzialmente non è per tutti, ma è per tutte quelle aziende che sono sane, innanzitutto. Ora fino al 31/12/2020 c'è una sorta di moratoria di questa definizione, però è per quelle aziende sane, vuol dire che hanno tutti i documenti in regola e che soprattutto hanno progetti e processi di innovazione al loro interno, dove per innovazione si intende un salto tecnologico, fare un investimento che permette di migliorare quello che accadeva prima, che fosse un prodotto, che fosse un processo, e farlo in una maniera misurabile. Per cui tutte quelle aziende che decidono di innovare i propri processi, i propri prodotti, la propria capacità di andare sul mercato e lo fanno, cercando di aumentare la propria competitività, queste sono le aziende ideali che possono approcciare strumenti di finanza agevolata con ambizione di riuscire ad attingere a queste risorse per progetti che vanno verso proprio l'innovazione, il miglioramento e la competitività. Quali sono gli elementi che incidono di più in una proposta di agevolazione? Perché una proposta funzioni, quali sono gli elementi che devono funzionare? Allora, la proposta di agevolazione è una proposta piuttosto articolata. Nel senso che, come dicevo poc'anzi,
guarda molto l'innovazione, quindi bisogna essere capaci di trasmettere l'innovazione e quello che viene portato in azienda attraverso l'investimento da un punto di vista proprio innovativo. Ma non è solo questo che fa la differenza, sempre di più vediamo che nel panel di quelli che sono i punteggi per le agevolazioni, l'innovazione sì è importante, ma non è fondamentale al 100% come poteva essere prima. Ci sono altri fattori che devono essere considerati, e sono il fatto di riuscire a creare un'economia da parte dell'impresa che affronta questo investimento. Cosa vuol dire? Vuol dire l'impatto sul territorio, cioè l'investimento che l'azienda fa, che impatto ha su se stessa, ma che impatto ha anche sul territorio in senso di maggiore occupabilità, maggiormente da lavorare a fornitori del territorio, e quindi anche questo ha un valore fondamentale, ma come anche il management dell'azienda che raramente viene descritto in queste cose di agevolazioni, invece fa parte di quell'insieme di informazioni che sono necessarie poi dopo all'ente per valutare più positivamente la domanda. Ecco, abbiamo parlato a lungo di innovazione, allora le chiedo, facendo uno sforzo anche di previsione, diciamo, tutti noi ci interroghiamo quotidianamente su cosa sarà il post-Covid, diciamo, cosa rimarrà di strutturale di quello che abbiamo vissuto in questi mesi, e quindi chiedo, secondo lei, quali sono... Com'è possibile rendere l'innovazione uno dei driver fondamentali di questa ripartenza e della ricostruzione? Sicuramente una cosa che rimarrà e che sulla quale si lavorerà tantissimo sarà la digitalizzazione. Già oggi ci sono in campo e stanno arrivando strumenti che ci permetteranno a noi tutti imprenditori, alle aziende, di cercare di migliorare i propri processi interni all'azienda in un'ottica sempre più digitale, sempre più attraverso questi strumenti con i quali oggi stiamo facendo anche l'intervista. E come farla diventare un driver l'innovazione? Bisogna convincere le aziende che senza innovazione si perde competitività. Quello che tutti vogliamo è avere un sistema industriale che cresca, che sia florido, che dia da lavorare a persone, e l'unico modo è quello di distinguersi sul mercato. L'innovazione è un modo per distinguersi sul mercato, è un modo per creare prodotti e processi sempre più nuovi e performanti che ci permettano di essere in cima ai competitor a livello mondiale come tessuto industriale. Ecco, le chiedo un'ultima cosa in chiusura. Secondo lei, dalla percezione che avete voi, c'è la consapevolezza di quello che ho appena detto? Cioè, se le imprese hanno capito che effettivamente l'innovazione deve essere la strada del futuro? Alcune sì, e sono delle locomotive in questo senso, cioè nel senso sono quelle che stanno guidando un po' anche certi settori. Altre no, lo sforzo è per quelle che non l'hanno ancora ben compreso e cercare di sfruttare proprio l'agevolazione come effetto incentivante al fine di dire: l'agevolazione mi sta indicando la strada da percorrere. Io seguo questa strada perché questa strada mi porterà alla competitività. Grazie dottor Zuffi, la ringrazio moltissimo per il suo intervento e do appuntamento a tutti al prossimo incontro del ciclo ricostruzione di Fortune Italia. Grazie. Grazie mille, a presto.